non c'è più niente, possiamo proseguire. Bailaretta sulla scala. Bene così, vai. Ok, sali. Qui c'è qualcosa. La cartuccia di un fucile. Ma c'è qualcosa di strano. Aspetta, aspetta che sto cercando il punto. Niente, poi quando mi dice di no è no, non lo trovo il punto da esaminare meglio. Perché eccolo. Un'incisione latina sul fondo. Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi. Bene. Ok, entriamo. Cerca la stazione meteorologica, ok. Nel frattempo che cerchiamo la stazione, cerchiamo anche le robe. Bartolino. Lì c'è una mappa. No, registrazione, vai. Non morirò in questa valle dimenticata da Dio. La mia fede è forte. La mia volontà è forte. Anche se la mia mente continua a vagare per conto suo. La nostra giovinezza. Io e Constantine quando eravamo giovani. Era un bambino difficile. Faceva sempre un sacco di domande. Aveva paura di ciò che il futuro poteva riservargli. Aveva paura che non sarebbe riuscito a trovare il suo obiettivo. La notte in cui gli ho fatto quelle incisioni nelle mani. La notte in cui gli ho sussurrato nell'orecchio. L'ho creato. L'ho salvato. Ha creduto che fosse l'opera di Dio. Proprio come avevo sperato. Ora lui deve salvare me. Se alla fine non ci riuscirà, mi salverò da sola. Ma pensate. Anna ha manipolato per anni suo fratello trasformandolo in un mostro. Quasi mi dispiace per lui. A me no. Comunque questa Anna è diabolica, posso dire. È proprio diabolica nel vero senso della parola. Non c'è niente, proseguiamo qua. Aspetta, altra registrazione. Questa volta mi sono avvicinato. Quando ti troverò, magari avrò capito qualcosa che potrà essere utile. Ecco quello che ho scoperto. C'è un'operazione in corso qui. Qualcosa di grosso. Centinaia di soldati dall'aspetto pericoloso, senza mostrine, senza niente. Tutti rintanati in questo vecchio edificio rosso. Sembra che un tempo fosse uno di quei tremendi gulag. Sono venuto qua giù pensando che avessi bisogno di me, Lara, ma Cristo! La situazione è completamente cambiata. Tra poco potrei essere io a dover essere salvato. Spero che tu sia ancora viva e possa sentire. Cercherò di rimanere nascosto il più possibile, ma fa un freddo cane qui. Presto dovrò cercarmi un riparo. Stiamo arrivando, Jonah, resisti. Vai, scala. Se stai per iniziare con la predica. Jonah! Entra negli edifici della prigione. Sì, ma ma che era una visione, quindi? Devo dire? Bene. Da che parte? Di qua? Un attimino. Sì, di qua, vai. Ma che botta! Che cavolo, vai Lara. Negativo, siamo alla fase successiva dell'operazione. Preparatevi per partire. Sono qui! No, ecco. No. Sta zitto, sta buono. Ok. Salta. Suppongo a destra. Vediamo un po', un attimino. Aspetta, fammi guardare la situazione. È un po'... Capisco adesso da dove... Ah, ecco, aspetta, allora, vai. Olè. Te pareva? Poi ancora giù, ma così proprio?
Mamma mia, che gran casino. Ma una volta che si possa, lì o scende come si deve. Sbrigati, sbrigati Lara, sbriga. No, no, ma che bello. Ah, beh. Cioè, non potevo fare niente, qualsiasi tasto pigiavo non succedeva niente. Dico io, ma che è? Se n'è andata, non la controllo più, fa tutto da sola. Ok, e adesso ancora... No! Madonna, che paralisi. Vai la scala, meno male, c'è la scala, Lara, vai. Vai sulla scaletta. Ok, qui c'è qualcosa, no, ma non credo, perché qui dobbiamo sbrigarci, a quanto pare. Al volo, uccidiamolo al volo. Fa niente, va bene anche così. Proseguiamo la corsa, via. Solita entrata. Ok, dove siamo? Siamo arrivate? Trova John negli edifici della prigione. Sì. Tua lealtà nei suoi confronti è forte. Ti ammiro. Davvero. Ma anche la mia pazienza ha un limite. Dimmi quello che sai. Ora! Si vede che c'è un giorno, Lara, dai. Cioè. Sparagli, Jonah, sparagli. Fallo! Ti prego, no! Non ascoltarlo! Stavo solo facendo quello che ritenevo giusto. Momento del coglione! Eccola. Rastrellate le celle. Uccideteli tutti. E spara, fa qualcosa, no! Sì. Io mi dispiace. Avrei dovuto ucciderlo. Eh sì. Ma era disarmato, non potevo. Non dovevi farlo. Mi dispiace averti trascinato in questo casino. Pensavo di starti dietro. Arrivano. Siamo circondati. Questa volta ti proteggo io. Sta morendo. Non ci resta molto tempo. Sbarra la porta. Respingi gli attacchi della Trinità. Attenzione. Occupiamoci di lei. Quasi in posizione. Allora, prendiamo prima delle robe. Non si vede ancora il bersaglio. In attesa di ordini. State allerta, in posizione, è pericolosa. Ricevuto. C'è nient'altro qui? Sì, cassettina. Poi andiamo al campo base, vediamo se possiamo aumentare qualche cosa. So che ti piace leggere le riviste di archeologia, ma ti prego di ignorare gli articoli in cui scrivono cose poco gentili sul mio conto. Ci sono persone che non capiscono quello che sto facendo. Forse ne sono addirittura spaventate, ma la loro paura e stupidità non mi riguardano e non dovrebbero riguardare nemmeno te. A tempo debito ti spiegherò tutto, tesoro. Quando parlavi di persone spaventate, ti riferivi alla Trinità. Non me ne hai mai parlato. Ma a questo punto non credo che faccia differenza. Hanno trovato il modo di arrivare a me. Ora dovrò fare i conti con loro. Adesso andiamo a fare i conti, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Fuoco rapido. Espulsore modificato. L'espulsione pulita della cartuccia riduce gli inceppamenti di conseguenza dell'omicidio della rigaia. Si applica... saprei. Grilletto modificato. Grilletto con sensibilità aumentata per sparare con la massima immediatezza e aumentare la velocità di fuoco. Fuoco rapido. È uguale. Vabbè.
Famo così. E a posto, Loretta, siamo pronti? Direi di sì. Allora, respingiamo gli attacchi. Affrontiamoli, sti maledetti. Comando, siamo in posizione. Vediamo il bersaglio. Devo farli fuori. Fermato, bersaglio rilevato. È qui! Facciamolo fuori. È finita! No, attenta, Lara, attenta, attenta, attenta. Vai così, vai così, vai così. Grande, Lara, grande, Lara. Sì, mi piace. Ok, allora, con calma, eh. Con calma, perché io ho l'impressione che sarà un'orda gigantesca. Oh, merda. Non è che scendete, no? Così faccio il trappolone lì col cadavere. No, eh. Scappano. Porca, no, 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 no. Dai, Lara. Ma porca vacca, no? Ma io dico, ma spara. Olè. Va bene. Le bacche. Siamo pieni. Grande così. Vai, finisci questo maledetto. Risparmiamo munizioni, va. Vai. Qualche altra cosa? Sì, 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 sì. No, siamo pieni, siamo pieni. Perfetto. Vamonos. No. Vediamo il bersaglio. Munizioni. Ripeto, vediamo il bersaglio. Bauletto. Squadra 4, unitevi al leader, ce ne occupiamo noi. Merda. Maledetti fumogeni, maledetti. Presenza confermata, pronti ad attaccare. Ricevuto. Granata in volo. Non posso fare niente, eh? Mi faccio da sola, bene. Beh, direi che dobbiamo andare di sotto. Vai, Lara. Sono circondata. Devo fare molta attenzione. Ma tocca farli fuori così, uno a uno. No, giù, giù, Lara, giù, giù. Attenzione. Allora, vediamo un po'. Bisogna farli fuori piano piano, uno per uno. No! Mazza, Dio! Ma come fanno a sapere? Proviamo di qua. No, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, Lara, giù, 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 giù. Vabbè, ma così quanto ci mettiamo? Io te... Dobbiamo uscire da una parte e sparare. Se no così affittiamo domani, eh.